niente, ancora benvenuti a Modena, all'Università di Modena e Reggio Emilia. Mi limito in questo momento a estendere a voi i saluti del nostro rettore, del rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Angelo Oreste Andrisano, che aveva impegni istituzionali e quindi non poteva oggi essere presente, però mi fa piacere segnalare che l'Università di Modena e Reggio Emilia ha sostenuto questo evento, i cantieri, la decima edizione dei cantieri della Sisco. Ci fa ancora più piacere come Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali aver ospitato questa edizione. Ringraziamo ovviamente anche i colleghi del Dipartimento di Giurisprudenza che ci ospitano oggi. Vorrei anche citare e ringraziare in particolare la Fondazione Casa di Risparmio di Modena, che comunque ha dato un sostegno importante a queste nostre giornate, e alla Fondazione Marco Biagi, la Fondazione Universitaria Marco Biagi, che ci ha aiutato nell'organizzazione di tutta questa edizione. In particolare per la Fondazione Casa di Risparmio voglio citare il Presidente l'ingegnere Paolo Cavicchioli, che ha creduto molto in questa iniziativa e si è speso personalmente, e per la Fondazione Biagi la dottoressa Carlotta Serra. Naturalmente poi, come avete visto, credo anche tutti voi, e come sapete anche dalle scorse edizioni, tutto questo sarebbe ben difficilmente organizzabile e gestibile senza l'aiuto dei nostri dottorandi e dei ragazzi che ci hanno aiutato e ci continuano ad aiutare anche oggi e domani. Quindi adesso io passerei la parola al nostro vice sindaco Gian Pietro Cavazza, che siccome è anche assessore al bilancio, dobbiamo tenere buono, pochi soldi, ma comunque sì, e quindi darei la parola a Gian Pietro Cavazza, vice sindaco del Comune di Modena. Grazie. Che questo è sinonimo di brevità. Innanzitutto buongiorno a tutti e a tutti voi e benvenuti a Modena. Ci fa molto piacere che abbiate scelto questa sede per il vostro incontro periodico, per il vostro momento di approfondimento di studio. E auguro sinceramente che sia proprio così, cioè che vi possiate portare a casa almeno una cosa nuova, no? E quindi essere aperti a quello che diranno e racconteranno i vostri colleghi, e vorrei che vi portaste anche a casa qualcosa di bello che riuscirete a vedere in questa nostra città, e mi auguro che vi portiate a casa il desiderio di ritornare, moda, no? Non soltanto perché ci sono degli incontri di studio delle assemblee all'università. Che vi posso dire di più? Certamente non dico a voi dell'importanza dell'attività di ricerca e didattica che voi svolgete, posso soltanto dirvi che di questa cosa qua, che lo dico come semplice cittadina, ma lo dico anche come amministratore, come temporaneo, no? Per quello che ci è concesso di fare in questi anni, noi abbiamo bisogno in continuazione di essere alimentati da questa conoscenza della storia ancorché contemporanea. Quindi tutto ciò che voi riuscite a produrre ne produce tanto, come diceva un dottore, sono tanti quelli che scrivono, io sono da solo a leggere, quindi c'è una sovrapproduzione da questo punto di vista. Però abbiamo bisogno di attività di ricerca e che questa ricerca sia comunicata nella maniera più appropriata possibile, sia nei confronti degli amministratori politici, ma soprattutto nei confronti di coloro che sono ancora inseriti in un percorso di formazione e educazione. Grazie di quello che state facendo e buon lavoro a tutti.
grazie a tutti e rinnovo i ringraziamenti all'Università di Modena e agli organizzatori, Lorenzo Petruccelli che abbiamo parlato, Fabio Di Spotti, Alfonso Voti. Adesso è il momento della lezione magistrale, cioè l'incontro con una personalità che farà una lezione su un tema che non sia storia in senso stretto. Dunque è una tradizione dei cantieri. Quest'anno Carlo Olmo, che adesso verrà introdotto da Alfonso Voti, è per noi, quindi, un ospite particolarmente gradito per molti motivi. Il tema di cui tratterà è un tema certamente non storico in senso stretto, ma connesso con il lavoro di molti di noi, e dunque è particolarmente interessante. Però per avviare la lezione do la parola ad Alfonso, che introdurrà il nostro ospite. Grazie. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Pochissime parole per presentare il professor Carlo Olmo, professore emerito del Politecnico di Torino, è stato preside della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, coordinatore del dottorato di ricerca in storia dell'architettura e dell'urbanistica del Politecnico di Torino. Negli anni Ottanta, come direttore del CUD, ha tenuto corsi all'École pratique du CUD, è stato visiting professor all'MIT di Boston, ha una lunga serie di pubblicazioni, nel quale ricordo solo alcuni titoli per farvi capire quanto la storia c'entri e quanto Carlo Olmo sia uno storico, cominciando da le prime lavori Le Corbusier e Esprimo, Architettura e Novecento, Architettura e Storia, La città e le sue storie, Urbanistica e società civile, Città e democrazia, per uno degli ultimi suoi lavori. È stato il coordinatore scientifico del dizionario dell'architettura del XX secolo, qui pubblicato in vari volumi. Ha curato e introdotto per il Quaderno di Storia un monografico del 2007 dal titolo Morfologie urbane. Ha curato dal 78 una grande quantità di mostre e esposizioni che non sto ad elencare perché ci porteremo in via del tempo. Quello che voglio dire è che la sua non è una intrusione nella storia, non è un'invasione di campo, non invade il nostro campo. Il suo è un modo storico di pensare l'architettura, la città, l'urbanistica e gli spazi urbani, da storico. Carlo Olmo non è laureato in architettura, è laureato in filosofia e in lettere. Questo credo che sia particolarmente significativo e rilevante, quindi lo volevo sottolineare. E adesso gli lascio la parola per la sua lezione magistralis sulla storia della città contemporanea, la luce politico della storia e nuovi confini medievali. Grazie e la parola. Intanto ringrazio tutti, fate un po' impressione insieme al pubblico di storici così. Io però sono uno storico nel senso puro e cercherò di dimostrare che è una storia della medicina, perché forse per la prima volta riesce a presentarsi a un congresso di storia della cultura contemporanea, e lo fa su un tema che insieme è estremamente scivoloso ed estremamente importante. Il tema è quello dei muri. Noi siamo abituati, chi ha frequentato questo tema, a sapere che
esistano le mura, che esistano i muri, che molto spesso quando noi ci occupiamo di muri ci accorgiamo che stiamo occupando di muri contro le mura. Che cosa vuol dire questo? Io ho fatto un piccolo corregno, questa mia lezione, che poi ha un oggetto specifico che risponde anche, a una sentenza che tutti conoscete, un certo stato in Catania, tenta di rispondere, perlomeno, ci proverà a rispondere. Questo proverbio ci dice come i muri possono avere funzioni, ruoli e creare dei riti, per questo forse la sede giusta in cui trovarsi proprio la facoltà di giurisprudenza, diversi tra di loro. Il proemio, che è quello che adesso scorre rapidamente, sono alcune delle cosiddette gate communities, sono queste zone che coprono, per esempio, in California il 5% dello stato della California, chiuse da muri e con ingressi sbarrati, come vedete, con architetture delle più diverse, e l'architettura è un linguaggio metafora, ne parleremo poi molto nel caso specifico che tratterò, che ci danno l'idea che c'è un uso del muro per costruire dei diritti che sono diversi non solo tra comunità e comunità, ma anche tra chi appartiene alla comunità. Adesso facciamo scorrere rapidamente, questa è la più famosa, la Celebration City in Florida, che è stata costruita negli anni 80, negli anni 80 è la prima di queste, ne scorrono delle altre che sono nate in California progressivamente, e come vedete hanno porte, che sono porte serie, hanno mura serie, hanno architetture che andrebbero analizzate una per una, ma non è possibile, cercheremo poi di farlo sul caso storico specifico di cui io userò. Andando avanti, noi vediamo che queste gated communities, queste comunità chiuse, in realtà hanno anche poi una serie di citazioni dal mondo, ai mondi degli immaginari americani, questa porta si chiama le porte o di un campo di concentramento o di un western di cattivo profilo, con la sua casetta, la cosa casetta è la sbarra. Andando ancora avanti ci accorgiamo che queste gate, questa è a Parigi, richiamerà invece, come vedremo, il tema centrale della lezione che cercherò di farvi, una parte ovest di Parigi, quello è l'ingresso, che è un ingresso parigino con una casa che non c'entra nulla a fianco, e andando ancora avanti ci accorgiamo che questa realtà sta ormai colonizzando tutto il mondo. Questa è una teoria straordinaria, presa da un aereo in una zona della California, dove vedete avvicinate tutta una serie di gated communities quasi a costruire una serie di spazi segreti. Questa è segregazione, anche se segregazione di lusso, che insegnano una morfologia urbana completamente in attesa. E tenete presente che ognuno di questi spazi ha un suo sistema di diritti, non sono uguali tra di loro. I diritti vogliono dire sia dai diritti di proprietà, sia dai diritti di uso dei corpi. Quindi c'è una frammentazione del rapporto tra la giurisprudenza, la proprietà e gli usi, che sarebbe interessantissimo indagare. Andiamo avanti ancora, vediamo ancora un'altra, qui siamo a San Paolo del Brasile, a San Paolo del Brasile ha circa 40 gate community di questa, naturalmente i motivi come le retoriche sono sempre quelli della sicurezza, che sono giusto questo nome, in realtà le ragioni sono assai più complesse, e finiamo questa prima. Questo primo campo, poi invece due altri gate communities che sono molto più sofisticate, sono i due campus di Apple e di Google che sono stati costruiti e in cui si entra con un password, con una password e con una tessera elettronica,
e che ci dicono come la smart city, termine eroico di cui si abusa ovunque e comunque, rappresenta anch'esso un luogo di segregazione, un luogo di esclusione, dove le mura queste volte non sono neanche visibili, ma sono virtuali, senza la casa poi non entrate, senza entrare, sono segregate, le parti centrali sono da chi lavora poco, appunto i software più sofisticati, che sono ancora più inaccessibili, e creano proprio questo insieme di territori che sono segnati da un numero, in questo caso, virtuale. Però il tema che io cambierei questo profilo, il tema che io voglio proporvi oggi è un tema che mi ha sempre appassionato molto, che non ho mai proposto a nessuno, sono circa 20-25 anni di studio, perché è un tema di estrema complessità ed è la costruzione dell'ensemble dei cranieri della Rocca Parigi dal 1784 al 1789, voluta dai cranieri della Rocca proprio pochi giorni prima della rivoluzione francese, ed è l'ensemble d'Aziaga, è un muro di 24 metri, alto 3 metri e 24, largo 1 metro, con un viale interno di 8 metri e un viale esterno di 30 metri, che resterà l'impronta, se oggi se voi andate a Parigi, la prima circonvallazione interna di Parigi, oggi se è il viale interno di quella dell'impronta dell'ensemble. Cioè la storia urbana, la storia della città, è uno degli elementi più essenziali se uno vuole studiare la società contemporanea, questo per rispondere al signore di Catania, ovviamente. Questa è la carta storica di Parigi, della Parigi da cui si parte, la Parigi tripartita, la Parigi della città, dell'isola e dell'università. Parigi che tutti noi ci immaginiamo, che qualsiasi turista è dotato di minimo di buon senso. Poi andiamo avanti e ci troviamo di fronte a questo che oggi, questa è la Parigi come oggi, con stracciato il muro dell'ensemble. Perché è così importante questo muro? Perché è così importante? Prima di tutto perché è il più grande cantiere del Settecento. È un cantiere che copre che riesce a costruire in meno di 4 anni un muro di 24 metri che comprende 24 chilometri, scusate, che comprende non tanto e non solo la città di Carta, ma comprende il Faubourg e connette il Faubourg. Adesso io lo cercherò. Avevo scritto 35 pagine su questa roba, non vorrei ammazzarmi ancora prima di cominciare, però vorrei almeno suggerirvi alcuni spunti, quali sono i temi che si toccano studiando questo tema e che cosa ci dicono questi temi. Innanzitutto le fonti sono in 6 archivi diversi, sono negli archivi ovviamente degli archivi nazionali della città di Parigi, della biblioteca storica di Parigi, della biblioteca di patrimonio, eccetera eccetera. Sono difficili da connettere, l'unità archivistica che si deve ricostruire se si vuole ricostruire questo oggetto non è semplice, è tutt'altro che semplice. Non solo, ma poi c'è tutta la parte giuridica, perché si costruisce una cinta d'aziaria così importante in quel momento storico, quando i 40, perché i cranieri però in quel momento sono 40 per tutta la Francia, sapevano benissimo, avevano tutti gli strumenti per capire che gli stava per esplodere, come succederà. L'ensemble sarà il secondo grande monumento che viene bruciato dopo la Bastiglia. Perché questi signori si diventano tale? Poi quali sono le conseguenze di questa cosa sulla struttura
sociale, urbana, politica e quindi di Parigi. Allora, l'ho trovato il Dazio. In questo periodo il Dazio viene da un lato previsto, pensate, il costo finale di tutta questa città di circa 20 milioni di lire della moneta francese, di quel tempo non ho tentato di trasferirla in soldi di oggi perché mi complicava ancora la vita e me la complicava ancora di più. I carabinieri però avevano previsto di prendere 9 volte questi soldi in 10 anni. Questo perché? Perché il problema fondamentale che poi esisterà nella stessa costruzione dell'NSM è quello del contrabbando. Mentre i signori di Carabinieri Generali, come vedremo chi sarà e chi è, e come la costruiranno, costruivano il muro, sotto i contrabbandieri costruivano i passaggi sotterranei. E ancora oggi potete visitare, mentre delle 54 barriere, come vedremo, del muro ne restano 4, restano 6 passaggi sotterranei dove passavano, che hanno costruito mentre venivano fatte i muri, mentre passavano i carri, non erano passaggi come quelli del muro di Berlino, passavano i carri dentro di tutto. E naturalmente la frode, tutto quello che riguarda il contrabbando, era qualcosa che toccava delle cifre tali da finanziare la costruzione di questa infrastruttura urbana. L'infrastruttura urbana ha un precedente straordinario, dico straordinario perché questo precedente costruisce tutta la struttura pubblica francese, il travaglio indefinito della ville di Parigi, che è richiesta dalla città cardinale di Parigi nel 1724, che porta alla costruzione del laboratorio del Pont-Marchesset, da cui nascerà l'Ecole del Pont-Marchesset, e che porta a questo lavoro infinito sul tentativo di definire i limiti della città. Ancora oggi noi non sappiamo definire, quando diciamo la città metropolitana, dove finisce, quali sono i limiti, come facciamo a gestirli, c'è un diritto prima, c'è un diritto di qua, c'è un diritto di là, così. Non sto a introdurvi anche in questi temi che sono straordinari. Ma mentre la frode lavora sotto, i cittadini di Parigi lavorano contro. C'è una straordinaria memoria che viene consegnata agli stessi carabinieri generali, al re e al signor Curon, che era il generale dei carabinieri generali, che era l'importante dei carabinieri generali, in cui c'è un'accusa che riporta, che sintetizza tutte le ragioni per cui il muro sarebbe stato costruito, partendo da quelle che sono le retoriche della seconda metà del Settecento, del fermare l'aria, che avrebbe impedito la circolazione dell'aria, fino a quelle che avrebbe concentrato dentro la città di Parigi tutti i mandrini lo sostavano fuori Parigi. Non solo, ma che avrebbe prodotto un effetto di dislocazione delle attività che avrebbero consentito una diversa economia che fossero state collocate nel fuori del muro. E in effetti così capiterà, cioè quando nel 1798 Napoleone ormai era in pieno direttorio fa ricostruire le barriere incendiate, adesso lo vedremo, che cosa succede? Succede che tutte le attività, dalle trattorie ai bordelli, ecco, torniamoci poi qua, dalle trattorie ai bordelli, vengono trasferite nel viale al di fuori del muro. Non parlo di dazi sui delconici, per primi, poi non parlo di dazi sui divani, non parlo di dazi su queste cose qua, non parlo né di dazi neanche sul mestiere dell'antico del mondo. Per cui questo è un limite davvero che ci spiega molto più di altri limiti. Già adesso siamo solo all'inizio di questa vicenda, cosa sta capitando. Ma la cosa più, una delle cose più interessanti è che il tracciamento di questo muro. Per tracciare questo muro
bisognava espropriare, ovviamente, espropriare circa una fetta di circa 50 metri, sul quale costruire il muro, il viale interno e il viale esterno. Qui siamo, voi, molti di voi lo riconosceranno, siamo nella parte dove oggi c'è la casa, vediamo, c'è la Santa Pietra, qui da questa parte di qua c'è la Santa Pietra. E noi vediamo una cosa, vediamo due cose molto interessanti. Perché il muro a un certo punto va dritto e poi fa queste continue curve e poi non riprende dall'altra parte della Senna esattamente, la ritaglierà, si sposta un po' di qua, si vede, riprende di qua, e devi salire un po' di su, ecco di qua, riprende qua. Perché? Perché questa è la lettura degli espropri, che ci dice tantissime cose, ci dice prima di tutto che il mercato non è un mercato, non esiste il mercato perfetto. Che il mercato è funzione della capacità contrattuale dei singoli attori. Qui per esempio c'erano le dame dei Picus, c'era un conflitto importantissimo in Francia, a Parigi, scusatemi, che era solo più importante. Quello di Saint-Germain, dove si è stato poi tra la chiesa di Saint-Germain, che in quel momento è diventato il Pantheon di Parigi, c'è la Sacra-Crea, c'è l'ospedale, loro sono in grado di contrattare lo spostamento del muro. Mentre in tutti gli atti che voi avete tutti gli atti di esproprio, su 24 chilometri, vedete che i poveri Mieron, poi i contadini non hanno nessuna capacità di contrattare, che lo stesso fatto 100 tuarzo di terreno, il vignerone o il contadino viene dato 10, alla Santa Terra o alle Dame di Picus viene dato 97. Quindi qui nasce il fatto che l'economia è un'economia contrattuale, che non esiste un prezzo. Ma questo l'esproprio ci racconta molto di più. L'esproprio ci racconta come è organizzata la proprietà, chi sono i proprietari, chi sono i contratti, che attività fanno, tutta intorno a una delle più grandi città del mondo. È una fotografia quasi incredibile dove voi potete andare a verificare metro per metro. Ci stava, c'era, c'erano, quali non c'erano, quali non erano importanti, in quali parti di Parigi, tutta la Parigi oggi di Berlino, oggi è la parte più nuova di noi, la parte più nuova di Parigi della Corina di Berlino, erano tutte di linee, la parte invece dove c'è, partiamo sotto il convento, erano tutte proprietà aristocratiche e religiose e così via, cioè questo in grado attraverso questa straordinaria fonte che è lunghissima da leggere, è estremamente interessante, di ricostruire come non un'immagine o una ipotesi, di ricostruire come chi ci stava, cosa faceva, quante proprietà c'erano, anche quanti numeri c'erano, magari erano migliaia di proprietà che vengono espropriate. Pensate la forza, la forza di questi attori e soggetti e la capacità contrattuale che questi avevano. C'è tutta una storia che non posso raccontare perché i temi sono quelli che sono e io non voglio annoiarvi, anche se la storia meriterebbe poi più tutta scritta per chi ha qualche interesse a questa cosa, la posso poi vedere scritta. Non è solo il caso, non è solo l'esproprio che ci racconta tantissime cose. Esiste un giornale settimanale che viene speso sul cantiere. Noi non abbiamo in tutto il Settecento, neanche nella Regno di Savoia e neanche per Venaria e neanche con il Ministro, una storia così dettagliata un cantiere come questo. Vuol dire che è il cantiere di un muro, che cavolo se ne importa noi, il cantiere di un muro, come vedremo non è solo il cantiere di un muro. Per organizzare questo cantiere, i fermieri però che sono più alto, che sia
francese in assoluto, la più ricca, la più potente, non a caso dei 40 resteranno con la testa quasi 6 se non ho perso il conto, per andare a verificare le Albertini nazionali, era stato messo a dividere questo quartiere il più importante architetto del libro, quello che costruisce le saline di show, quello che costruisce tutta la chaussée d'Antin, quello che era il loro grande architetto, il più importante architetto della storia che è stata contemporanea, Claude Nicolas Roux, che sarà il direttore, poi sarà sostituito, sarà integrato, poi finirà in carcere, si farà 2 anni di carcere, che uscirà solo perché nel frattempo anche Robespierre e compagni erano stati in qualche modo eliminati. Ma non è solo questo, voglio dire che la struttura del cantiere, con lui, sotto i più 4 più importanti architetti di Parigi, Antoine, che è quello che costruisce il Palais de la Monnaie, dove il Palazzo della Zecca, che c'è ancora oggi, la Senna, Renaud, che è questo architetto straordinario che progetta la riunificazione del Louvre e delle Tuileries, Arzon, che è l'architetto del quale costruisce alcuni degli architetti più importanti della borghesia parigina, e Brignon, che era l'architetto della città di Parigi. Cioè, per costruire questo muro, loro mobilitano le competenze più importanti e le persone più famose, diciamo, che erano loro. Già questo vi dice alcune tracce, alcuni dubbi, alcuni sospetti ve li lascia. Non solo, ma il capo imprenditore è una struttura che voi potete ricostruire addirittura nelle singole professioni. Io ve l'avevo fatto voi in Spagnoleste, questa avventura, la questione della professione, quanto gli dava, quanto prendeva, c'è tutto. Era chiamato Petit-Le tra i più grandi imprenditori all'inizio di Parigi, era il genero di David, del scrittore, anche lui importantissimo, borghese di un paese ricchissimo, e lui che costruiva alcune delle grandi espansioni settecentesche della città di Parigi. E sotto questa piramide, che come vedete ha 1 più 4 più 1, ci sono tutta una serie di professioni, e questi proceder box sono conservati questi nella sezione distaccata degli archivi nazionali, vi consentono di vedere che per costruire il muro e le barriere, ma ci arriviamo, c'è un'organizzazione del lavoro militare derivata dal travaglio di intercontinentale, derivata da 2 scuole. Una delle cose conosce, l'altra delle cose di Génie de Maizière, che ha detto della scuola dove si formavano i grandi ingegneri militari francesi. Le professioni, tanto per farvi solo un elenco rapidissimo e senza dirvi quanto prendeva ognuno di loro, come quanto venivano pagati, anche quanto venivano pagati i grandi studenti architetti, ci sono, si chiedono solo per un tratto che poi era diviso a lotti, in 4 anni di muro che partivano anche allora, c'erano dai terrazzieri ai quincaglieri, dai maître charpentier ai charpentieri, dai serrurieri ai marbrieri, dai marchand di granito fino ai controllori esperti e travaux, e così via. C'erano i verificatori, l'architetto esperto, i superverificatori, e tutta gli arbitri, c'erano suoni, 500 metri di questo muro, c'è una quantità di professioni che ci raccontano del resto come era organizzato. Se noi possiamo ricostruire, non possiamo parlare anche sul cantiere di oggi, lo giuro, io ho fatto dei libri sul lingotto, ho ricostruito il vecchio lingotto e il nuovo lingotto. Il vecchio lingotto progettato tra 1914 e 1924. Anche lì ci sta la serie così data, ma non la prima, o poi ho costruito anche di nuovo quello di Renzo Piano, non ci sono, e
non ci sono soprattutto le possibilità poi di riportarle ai dati economici. Cioè, c'è una storia giuridica, c'è una storia sociale, c'è una storia economica, c'è una storia di protezione, c'è una storia della costruzione. Tutto questo, e arriviamo al modo più chiamato impazzire tutti gli storici. I presenti, si potesse vogliono, si possono partecipare a un impazzimento progressivo. Cosa Poi vi trovate, questi sono le famose, una delle famose barriere, come vedete sotto c'è il scritto. Qual è? Sono il 54, il signor Ledoux progetta questi edifici e li chiama gentilmente, in maniera non a caso, propriamente di Parigi. Ma perché i fermieri vennero alla corte durante la in piena rivoluzione, in piena rivoluzione di incombente, si costruiscono queste porte monumentali di Parigi? E perché ognuna di queste porte monumentali ha una sua individualità e ha una sua storia, che adesso cercheremo di percorrere, perché poi è la storia dell'iconologia. Cioè, qui dentro noi vediamo come se noi vogliamo fare una storia che non si limiti ai processi, ma legga i prodotti, ed è questo che io vi invito a fare. Io vengo dal rango del Tugini, da Giovanni Devi, quindi sono abituato a leggere le cose che ho letto fino adesso. Queste cose le ho imparate stando all'architettura, perché se voi non siete in grado di leggere l'iconologia, ha fatto un altro mestiere, si è diventata un'altra cosa. Perché questo signore, che è un ricchissimo traretto anche la Somme, perché i Fabier Genero sono il Grande Oriente, la Messeraniera del Grande Oriente Parigi, Ledoux che è uno dei vicepresidenti del Grande Oriente, si mettono a fare una cosa così che a parte la parte adesso iconologica segnerà la morfologia di Parigi per sempre. Le 13 strade di uscita da Parigi, che ancora oggi voi prendete la carta di Parigi e le vedete tracciate, sono le uscite delle 13 più importanti porte delle barriere di Ledoux. Ma non solo, Ledoux era talmente complesso che il viale che viene ricavato dal viale esterno al muro è l'unico sistema di collegamento tra il comune, tra i borghi che rimangono ancora con il giorno, lo sapete bene, storici contemporanei fino al 1858, quando i faubourg vengono incorporati nei diritti e nelle leggi della città di Parigi. Quindi si crea insieme la città radiocentrica e la città circolare. Una cosa da non credere. E poi questa è la mappa di Parigi, che è la struttura, che è il modo di muoversi dentro Parigi, che è l'idea che ci sia qualcosa che abbia a che fare con la città che funziona. Cioè, i suoi contemporanei chiamavano Ledoux e questa architettura con un termine per sperare da oggi applicato a tanti altri che non se lo mettono, la chiamano l'architettura parlante, l'architettura che parla. Perché vuole parlare, come vedremo, non è così facile. Come tutte le iconologie è tutt'altro che facile da leggere, la sua in particolare è veramente molto complicata. Ma forse prima di arrivare a leggere le architetture di Ledoux, vediamo come bruciano. L'11, il 12, pareva, questo è un caso tipico, questa è interessantissima, se la riusciamo un po', che la pianta ricostruita prima che poi le centinaia di sorgessero nel 58 cominciasse la distruzione, gli dovevano collocare tutte le porte, le 54 porte, nome per nome, le vedete tutte, con la scritta Papi Dei, naturalmente, perché quella è così. Qui è lì della Sintera al centro, questa è la Parigi Est, questo e Belleville, queste sono le colline di Belleville, qui siamo dalla parte del Pantheon, ma per orizzontale, per Parigi la conoscerete quasi meglio di me, anche se diciamo che è un po' piazzolino.
se andiamo avanti, riusciamo, se lasciamo incaricare l'attività, riusciamo a vedere gli incendi. Così, questi sono data per data, giorno per giorno, 10, 11, 12 di luglio del 1789, gli incendi delle barriere. Poi sono anche delle immagini dopo, perché il popolo di Parigi incendia le barriere, a parte date, le tasse, tutto quello che volete, le retoriche che ci sono dopo, ci sono delle immagini, sono anche delle immagini molto belle, e qui lo potete mettere qualcuna, sono poche, sono molto interessanti. Perché? Uno dice perché rappresentano con il limite, tu abbatti un limite, abbatti tante cose, abbatti solo il limite fisico, abbatti il limite giuridico, abbatti il limite sociale, il limite politico, tutto quello che ho detto. In realtà è una riappropriazione dello spazio pubblico e l'affermazione che anche quelli che erano i confini della città, che erano i confini di un diritto che cambiava subito al di là del muro, non dovevano esistere. E infatti da quella dopo, che era quelle due dopo, mi raccontano le feste. Cioè sono delle straordinarie stanze, che queste parlerebbe davvero solo la possibilità di analizzarle più nel dettaglio, questa è ancora, questa è addirittura simbolica su tutto, no? Ci sono gli elementi della festa, della riproduzione. Se voi vi guardate, se voi gliela ingrandisci un po', questa è una stanza meravigliosa. Potrei farci una lezione su questo, non hanno gli altri, perché sono talmente tanti simboli che vengono accorpati dentro questo. Poi qui c'è anche scritto, oltretutto c'è scritto tutto quello che c'è dentro, che vi spiegano come e perché non è solo l'appartenimento del muro, non è solo il nemico contro cui si combatte, è la riappropriazione e la festa che è l'elemento centrale in questo processo. Se non c'era la festa, non c'era la protezione. Andiamo avanti, perché sennò i tempi mi si bruciano. Qui invece è il contrario. Il re, come sapete, che era a Versailles, viene fatto tornare a Louvre e viene poi incarcerato nel Louvre, con il figlio finato. E qui è l'ingresso del re in una delle barriere più imponenti. Pensate che quella era una barriera di Dazio, non era un castello. E tutto il popolo che viene affacciato, arrampicato e che accoglie si fa dire, in maniera non tanto gentile, con non tante buone intenzioni, il re ritorna. Dove lo rappresentano? E lo rappresentano alle barriere. Attenzione! Queste cose, noi non abbiamo un'altra stampa nel ricordo del re, questa abbiamo. Questo per sul significato simbolico che viene attribuito. E questo è il libro. Il signor Ledoux, mentre in carcere, nel 1802, scrive questo libro, che rimane uno degli enigmi ancora oggi più difficili da essere. Perché è un libro complicato, complesso, lo scrive in maniera estremamente complessa. Scrive l'architetto, scrive l'ingegnere, scrive la massone, scrive il membro dei Ferrieri Renero, e nel libro gli fa un'operazione estremamente interessante. Io invito tutti questo libro a provare a leggerlo, perché è il libro che introduce la contemporaneità. Adesso vediamo perché si introduce la contemporaneità, perché lui trasforma le sue barriere da fisiche a delle tipologie. E in queste tipologie lui ci racconta, adesso qui non c'è, come voi direte, adesso tu ci fai una lezione di storia dell'architettura, noi dobbiamo sapere. Qui in realtà ogni singola barriera ha una serie di citazioni che raccoglie una serie di citazioni che sono sintesi che dall'età preromana, passando per Alberti e Palladio, arrivano al 700.
ognuno di questi elementi, o di questi, questo è il Francesco Montoro, tanto per farvi degli elementi, no? Questi sono questi straordinari insiemi, questa è l'auto del parlare, questa è costruita, questa è una cosa importante del Marco Cora, quella di Verville, insieme di citazioni, una il problema è come compone, cioè la singola citazione, poi la strappare, mi mettete lì, se volete, metto qua e le racconto una per una, ma cosa è, come e perché fa queste composizioni? E questo è il vero tema della cosa, perché l'altra cosa più ancora più interessante, che se noi andiamo a vedere, e possiamo farlo, andiamo a vedere il rapporto che esiste tra questa semplificazione a tipologia e l'architettura costruita, non c'è questo rapporto così automatico. Il progetto non crea l'opera, tra progetto e opera c'è tutto un processo che avrebbe raccontato anche questo, ma che ci dice che qui inizia la modalità. La modalità tipizza gli oggetti, consente la produzione di sé e degli stessi, in una casa di barriere simili a queste se ne costruiranno in tutto il mondo, perché si prende queste come esempio, quelli racconto una storia che non c'entra, che è ancora più divertente, che mi spiega questa stessa storia, ma non è un'architettura. Se vai avanti, poi fa dei plastici, quindi abbiamo questi plastici raccolti, questi sono al museo dell'architettura del vecchio museo di Monuments Historiques che viene costruito nel 1918, queste sono le rappresentazioni invece che noi abbiamo, questa è del carnavale, c'è tutta una serie di immagini che ci raccontano l'ambientazione di queste barriere nel contesto socio-culturali di quegli anni, che sono interessantissime perché ci spiegano, se noi avessimo il tempo di confrontare quella barriera con la tipologia, ci accorgeremo di cosa capita, che la storia dell'architettura è una delle storie più difficili da fare, perché si mette insieme il progetto, mette insieme il processo, il cantiere e l'opera, che sono quattro cose diverse. La testimonianza più straordinaria che ho trovato nel questo libro sulla Villa Savoie. Villa Savoie è l'opera più famosa di un architetto forse conosciuto, perché è questo, la quale viene a un certo punto, dopo il 1959, la casa di Savoie viene finita nel 1931, diventa l'oggetto finale della vita di Le Corbusier, che Le Corbusier trasforma, tenta di trasformare il museo di se stesso, la memoria di se stesso. In un lungo processo che questo libro di La Savoie, che ho scritto con Susanna Caccia, spesso di restauro, perché è un oggetto di restauro, evidentemente, questa vita, però nel 1959, 1960-65, poi Le Corbusier muore nel 28 di agosto del 1965, cosa succede? Che quello che viene incaricato per restauro, che non può essere Le Corbusier, perché in Francia i restauratori devono essere laureati alle cose di Chaillot, se non possono restaurare, quindi non abbiamo anche la laurea, dobbiamo laureare per avere cose di Chaillot. Però lui è talmente autorevole e autoritario che quando un povero architetto incaricato di fare il restauro gli chiede, domanda tutti i rilievi della casa costruita, cioè della Villa Savoie come ha, hanno tre rilievi diversi, sono circa 800 disegni. Il signor Le Corbusier, sapete cosa gli risponde? Non è mica la Villa Savoie. E gli manda per tutta risposta 40 disegni fuori, sua mano, e dice questa è la Villa Savoie. Sapete cosa vuol dire questo? Che tutto il discorso della contemporaneità sull'autenticità, si stanno rompendo la testa tutti quanti, nasce lì in una maniera drammatica, cioè l'autore, l'autorità, rivendica come opera.
opera, il disegno, che la natura bella è una conseguenza un po' secondaria di tutto questo mondo e di tutto questo processo. Qui è ancora più evidente, perché se andiamo avanti in questa meravigliosa barriera della rabbia, questa barriera che lui costruisce vicino al fiume, no, è una specie di insieme di nuovo di citazioni romane, greche, anche di periodi precedenti, con questi colonnati, che non sono colonnati perché sono pilastri che fanno riferimento al Tempio di Gerusalemme, c'è di tutto, per divertirvi al citazionismo, qui si può sfogare e diventare. E di nuovo è un'incisione del disegno. Se noi andiamo avanti, vediamo piano piano che eccoli, c'è questo signore che viene incaricato nel 1818 di fare la sequenza, i disegni di tutte le 54 barriere. Questa è quella della rabbia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una percezione, o se volete una ricezione delle barriere che ha ancora un'altra cosa dalla percezione. Perché gli immaginari in questo caso sono gli immaginari paesistici, o paesistici, come volete voi, in quegli anni, che mano a mano con queste ricezioni, le incisioni, che sono bellissime, sono tutte conservate al Carnavale, museo che raccoglie tutte le stanze più importanti, se vai avanti, cose, le vedete ciascuna ambientata, il muro quasi non c'è, cioè, l'edificio viene isolato dal muro, pur c'è, il muro viene cominciato a essere distrutto nel 1858, no? E diventano concetti. Questa trasformazione dell'architettura in oggetto in qualcosa che ha una sua autonomia nasce da qui. Da un signore che si chiama Catherine de Grancy è stato uno dei personaggi degli intellettuali più importanti in Francia, tra la rivoluzione e la rivoluzione, è quello che ha scritto le Anzi Potremmo di Mendolic, è stato il fondatore del Corpo Bosar, è stato tante altre cose. E lui stesso sempre sostenuto l'autonomia dell'architettura alla collezione e l'ambientazione dell'architettura in un paesaggio. Guardate quelle del film, da giù il canale che porta il carbone dal nord della Francia. Questo è di nuovo un'altra fonte, un'altra tradizione, un altro mondo. Noi passiamo dagli espropri alle rappresentazioni. L'architettura è questa cosa qua. E la difficoltà di averci a che fare, in maniera sciocca, non prendendo un pezzo, perché io faccio lo sporco delle immagini, faccio lo sporco dei disegni di architettura, ci sono troppi miei colleghi che fanno solo quello. Ma se voi mi misurate con questo, vi trovate le cose, e come rende coerenti e leggibili, fondi che sono economiche, che sono strutturali di modernizzazione di un cantiere, che riguardano la costruzione e gli attori della costruzione. Per esempio, da qui viene fuori che neanche l'immaginario è di un esistente. Se lui fa le sue semplificazioni, i suoi disegni, i suoi progetti, alla costruzione di che più la produzione eventuale per gli occhi, per il carriere, una cosa da lasciare che si trova dentro, e che le immagini sono di questo signore. E andando avanti, questa storia continua a complessificarsi. Perché cosa succede? Che nel frattempo la città si satura, perché i 24 chilometri comprendevano in gran parte della zona agricola intorno a Parigi, e tante ci raccontano questa storia. Questa è di nuovo, ho cercato di avere sempre un punto di riferimento, perché voi abbiate qualche connessione con il tempo a
un giro di spazio se non, se, se non di tempo, vedete cosa gli sta succedendo intorno. Questa è la storia contemporanea che si mangia la storia recente e in qualche modo la ricolloca, che la riracconta. Ci vuole un sacco di problemi, perché il muro permane, le barriere permangono, intorno cambia tutto. Noi dobbiamo fare la storia di quella parte di città, dei suoi abitanti, dei modi di lavorare, di vivere, di occupare, di rappresentare, di raccontare, qualche problema non ce lo abbiamo. Andiamo avanti, abbiamo quasi finito, comando di tutti che quasi. Questi invece sono i moti del 30, non sono solo incendiati, un anno di grazia del 1790, sono incendiati nel 30, nel morte del 30, e soprattutto nel 48, che diventano addirittura i presidi di destra, dove si nascondono, e non solo, l'ultima immagine che regalo, ancora dopo, è questa, che è quando la reazione al comune porta a partire del 1870 alla distruzione di una delle barriere più vecchie che rappresentavano dal comune di parlare di cosa con una serie di aggiunte sulle varie e assortite, e noi abbiamo quest'idea della struttura che diventa rovina e che in qualche modo conosce nell'arco di 70 anni una serie di passaggi straordinari, se noi vogliamo capire la storia di questa casa di Parigi, la storia di Parigi, era forse una delle capitali importanti del mondo. Naturalmente anche queste sono, potrebbero essere moltiplicate per tutte le barriere, io ce l'ho anche, non mi interpreterei la mia nazione. Comunque, questa è la prima barriera del Comba, quando le rivolte stanno in alto del 1860. Poi arrivano i tedeschi, cos'altro di questo, che questo è prima dei tedeschi, e poi questo è quel che rimane. Questa è veramente la barriera mangiata dalla città. La barriera del muro, come avete qui il muro, che avete la barriera della notte, mangiata dalla città. La città si riappropria, vedo una serie di altre proprietà, di funzioni, eccetera, e voi potete accorgervi che quel che quando noi diciamo patrimonio, no? Sarebbe carino di sapere cosa facciamo, patrimonializziamo per problemi, forse c'è qualche problema, perché non c'è più neanche il senso di questo, non esiste più il contesto, non esiste più la funzione, non esiste più la natura di quel mondo. E questa è veramente la fotografia di Parigi, ormai della Parigi che parla così. No, c'è ancora, no, questa è ancora più divertente, questa qui di destra, perché hanno costruito l'arco di trionfo, le barriere delle toile, degli Champs-Élysées, le stanno demolendo, anche perché quelle che nelle rappresentazioni precedenti erano di mostre, appunto di vista anche della dimensione, dell'enfasi, della magnificenza, come si dice allora, di fronte all'arco di trionfo sembrano niente. Cambia la scala, io grande amico, la persona di cui piango, di miei colleghi, più amato, più lavorato per Mario Pitti, diceva che questa non era un gioco di scale, che tutta la storia era un gioco di scale. Questa è una testimonianza drammatica di un gioco di scale, no, quella che era una scala enorme alla fine del Settecento, qui siamo al 860, e 59-60, e qui sono detti non giù, perché sono altri, sono ingombrati, sono diventati ingombrati, non c'è più niente, ma è addirittura fuori scala, la scala di comunale. E questo è quanto ancora possiamo andare avanti e finire gloriosamente con il titolo di forse più importante che possono neanche in modo così qua, che se lo riprendi. Ecco, questo è un libro del 50, il boulevard è straniero, perché c'è sempre la barriera di
Bill, che ancora esistente, potete andare a vedere nel parco della Villette, al canale Work, che è il canale che porta appunto il portale del carbone e la legna a Parigi, quello è il libro sui tenimenti di Gesù e sui suoi progetti, e questa invece è una riproduzione del tre chiavi, diciamo, più semplice, addirittura una lezione come questa. E voglio finire con un'osservazione. Quando i patrimoni sono così importanti, quando le architetture sono così importanti, i disegni si autonomizzano dall'opera, dall'autore e dall'archivio. Oggi 279 disegni delle Bandiere sono presi in grado e non si sa neanche dall'autore, perché utilizzate le traduzioni di compro al tempo, dove c'era un mercato dei disegni, come voi sapete, che come Chartier ha raccontato degli esempi. La possibilità di riunificare in un unico corpo documentario tutta questa ricerca è letteralmente impossibile, perché i cinema in Francia sono divisi in maniera organizzata in maniera automatica e non sull'opera, non per cui si rischia continuamente di perdere i pezzi, adesso che hanno costruito la mediateca delle architetture di patrimonio sul di Parigi, sono stati trasferiti tutta una serie di documenti che erano stati posissimi anche solo per riconoscere ancora lì. E l'ultima cosa è che questo ragionamento sulle fonti ci porta a un altro ragionamento. Quindi è difficile. L'architettura pone un problema in questo ciclo, davvero. Pone un problema che io amerei avere qualche risposta da voi. Qual è il documento? In architettura, quando vi trovate davanti alla barriera il documento è la barriera, il documento è il disegno, il documento sono i dati di cantiere che abbiamo. Sono i propri, perché per esempio tutti i restauratori che lavorano considerano l'opera un documento e i disegni semplicemente dei supporti che in qualche modo legittimano l'intervento. Gli storici fanno il contrario, che la carta del documento è una questione che si crea, c'è anche la cultura, è quasi una conseguenza. Gli storici dell'arte leggono le fotografie. Dicono, no, guarda, non hai visto che c'è una citazione di Fischer von Erlach in quel libro che lui ha fatto, del